Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Vi è piaciuta la sorpresa, eh? Vi ho fatto trovare Mario Kart 8 senza il minimo preavviso. Beh, del resto ho lo Switch sotto mano, quindi perché non approfittarne? Ho visto che avete gradito molto, c'è stato un fracco di visualizzazioni rispetto ai miei standard, quindi bello, ho intenzione di continuare così. Mi avete mandato un sacco di commenti e li leggerò tutti quanti. Appena avrò un secondo, registrerò un video dove leggo i vostri commenti. Se ci riesco oggi stesso, oggi inteso con oggi che state vedendo questo video, se ci riesco. Oggi pomeriggio registrerò anche un video dove leggo i vostri commenti. Nel frattempo continuiamo, oggi si gioca, cioè in questo video si gioca a Super Mario Bros. Wonder, quindi riprendiamo tutto in tempo reale, anche mentre avviamo il gioco. Eccoci qua. Bello, aspettate che regolo un po' i vari volumi. Tutto in tempo reale oggi. Quindi si gioca in uno. Abbiamo giocato con Mario, abbiamo giocato con Luigi, oggi giochiamo con la principessa Peach. Alright! Bellissima. Mi avete detto che sto giocando bene, finora ho trovato tutto, quindi dai, continuiamo così. Qui abbiamo preso tutto, torni a... Peach elefante è spettacolare, è meravigliosa. Torniamo avanti. Ta-da! Ed eccoci qua. Qui è ok. Qui abbiamo preso tutto. Qui abbiamo preso per ora, insomma, direi che abbiamo preso tutto. Intermezzo, scatto matto. Vediamo che cos'è questo. C'è un solo seme meraviglia. It's peach time! Fantastico. Scatto matto. Per adesso teniamo quella. Scatta e via. Tieni... Queste musichette sono fantastiche. Tieni premuto Y mentre ti muovi per scattare. Scatta per prendere il seme della meraviglia. Cioè il seme meraviglia. Ah, dovevo prendere questo. Ah. Ovviamente immagino che questo qui sarà un preludio per dei prossimi livelli che saranno molto più difficili. Però intanto un altro seme meraviglia lo abbiamo preso, grande. A proposito, ma io qui posso... Oh, posso anche saltare, splendido. Ok, quindi fatto. Qui c'è uno che mi dice salve. Che mi dice salve. L'emporio di Poplin vende di tutto in cambio di qualche moneta fiore. Oh, ok, si chiamano monete fiori. Emporio di Poplin, di tutto e di più. Oh. Ricompensa. Ottieni monete eliminando nemici. Un seme misterioso dotato di uno strano potere. I Poplin lo considerano molto prezioso, quindi volendo possiamo addirittura comprarli questi semi meraviglia. Non è fondamentale trovarli. Questo sicuramente qualora non si riuscisse in alcun modo a trovare un seme meraviglia, lo si può comprare. 5 vite. Ah, ok, vedi, 5 monete per una vita extra, 20 monete per 5 vite. Sagoma a sorpresa. Compra una sagoma senza sapere quale otterrai. Ogni volta è una sorpresa. Non ho ancora capito a cosa servano queste sagome, ma per ora compriamole. Cioè, compriamole e vediamo. Le sagome. Oh, puoi posizionare una sagoma dove vuoi all'interno di un livello. Una sagoma indica il tuo passaggio in quel punto. Sì. Mettere una sagoma da abbassati. Nel gioco online le sagome possono essere usate dagli spiritelli per ritornare in gioco. Una sagoma lasciata da te non può resuscitare il tuo personaggio, ma può essere sfruttata dagli altri giocatori online. Lasciando la tua sagoma in un punto pericoloso, potresti salvare qualcuno. A volte, lungo i livelli, potrai trovare delle sagome grigie. Sono sagome lasciate in passato da giocatori di tutto il mondo. Finché sono grigie non puoi usarle, ma se le tocchi una volta cambiano colore e si attivano permettendoti di tornare in gioco. Ci sono tante sagome diverse. Per provare ad arricchire la tua collezione, acquista una sagoma a sorpresa che trovi negli empori di Poplin nei mondi del regno. Quando hai collezionato tante sagome, non esitare ad usarle nei livelli. Ogni volta che posizioni una sagoma, ne apparirà una diversa.
Per vedere tutte le sagome che hai raccolto nel gioco, apri il menu principale premendo più nei mondi del regno e poi seleziona sagome. Ok, questa quindi in pratica è un modo per collaborare con gli altri. Dai, compriamone una. Ok, Peach che nuota. Quindi abbiamo già la sagoma di base di ogni personaggio. Beh, per ora basta. Ottieni monete eliminando nemici. Io questa qui me la compro più per spirito di collezionismo che altro. Vai. Ce l'hai. Ma sì, dai, crepi l'avarizia. Compriamone un'altra. La seconda sagoma di Mario. Mario che nuota. Ok, per ora può bastare. Volete usare una spilla diversa? Volentieri. Proviamola, dai. Ma quanto mi piace questa cosa. Alla prossima. Dà un po' un senso di GDR al gioco. Ah, musica a gettoni, questa non l'ho fatta. Anche qui c'è un seme meraviglia. Andiamo. Super Mario World! Che spettacolo! L'ho presa! Questa qui era la musica che si sentiva su Super Mario World, l'ho riconosciuta subito, fatta tra l'altro con lo stesso engine del Super Nintendo. Spettacolo! Amo questo gioco! Ok, anche questa l'abbiamo fatta. Gioca in compagnia, ahimè, sono solo, quindi... Però non è improbabile che prossimamente non riesca a giocare insieme a qualche amico o a qualche amica. Cercherò di scroccare un gameplay a franchina, visto che prossimamente dovrebbe passarmi a trovare. Quindi, su e giù per le colline lo abbiamo fatto. Qui si può salire, però. È caduto un masso. Oh, ma è terribile. Quel malefico Bowser ha fatto cadere qui questo masso. Vorrei romperlo, ma è troppo grande. Però, se avessi 10 monete fiore, potrei farlo. Le monete fiore danno a noi Poplin un'energia unica. Ne ho 217, quindi ecco qua. Oh, ho sbocciato. Grazie, ora la mia energia floreale è al massimo. Spaccherò questo masso in un attimo. Ehi tu, stupido masso, togliti dai piedi. Oh, oh, oh. Grande. Grazie all'energia floreale fornitami dalle vostre monete, ho tolto di mezzo quel masso. Prego, potete proseguire. Splendido! Ok, siamo di nuovo in una sezione con mappa. Oh, un blocco. Grazie. Bene. Avventura con i Koopa sui pattini. Difficoltà 2 stelle e 2 semi meraviglia. Andiamo. Ma quanto sono bello. Ah! Cosa devo fare? Devo arrivare prima di loro? Ma quanto è carina. Oh! Vedi i soldi? Forse non dovevo accopparle? O forse devo accopparle tutte? Devo stare attento con queste palle di fuoco perché. Oh, che carino un fiore elic. Ancora 4 cosa? Ah, devo uccidere i Koopa. Ah, bene, loro pattinano allegramente qui sopra. Oh! Semplicissimo. Grande! Perfetto. Ah, non ho preso quelle 2 monete, vabbè. Aspettate, fatemi vedere qui. Qui ci sono delle sagome. Mi serve. Cosa ho fatto? Oh, ho ucciso le tartarughine. E ho sviluppato anche queste. Ok. Qui posso entrare? Ah, a proposito. Metto.
posso tirare, posso fare qualcosa. Io lo sapevo. Oh, fiore di fuoco. Benissimo. Nei tubi io proverò sempre ad entrare. Lì sopra c'è qualcosa che... qualcosa che dorme. Oh, fermi tutti. Mega combo, splendido. Vediamo cosa c'è qui sopra. Chi c'è qui sopra che sta dormendo? Oh, che c'è? Dormivo così bene. Tutto qui? Un fiore? Beh, però intanto mi ha fatto raccogliere altre monete. Pausa starnuto. Checkpoint e tiriamo queste maniglie. Oh, Issa. Quante trovate geniali a questo gioco. Altro fiore. Attenzione che questa rimbalza. Presa. Andiamo a prendere le monete. Ah, scompaiono. Ferma che tu mi servi. Ai ai ai, mi sono fatto beccare. Ho visto un blocco qua. Wow. Ok, ho capito. Brutta mossa, Ivan. Mi serviva. Speriamo che respawni, visto che non l'ho uccisa. Esatto. Tu resta là. Ecco come si fa. E oltretutto le prende anche in automatico. Abbiamo colpito qualcos'altro. Tiriamo questa maniglia. Vai, fiore di fattanza. Devo prendere queste monete? Eccola. Freccia a sinistra. Ce ne sono ancora tre da prendere. Eccola. Ne mancano due. Prendile, prendile. Aspetta. Sono così tante. Sì, ma non so dove sono. Eccola. Ne manca una. Forse nella parte più bassa. No, aspetta, ho visto qualcosa. No, mi sono fatto ingannare. Eccola. Non so se c'è un tempo limite, ma... E secondo voi come lo dovrei prendere questo? Intanto io queste le prendo perché mi fanno comodo. Devo trovare la strada. Ok, ok, mi sta guidando lui. Presa! Splendido! Oh mio Dio, cosa ho fatto? Meno male sono atterrato sul morbido. Tieni. Bene, bene, bene. Avanti tutta! Nessuno sopravviverà. Ah, peccato, è già finita. Aspetta. Ah, speravo che le eliminasse tutte e tre dandomi punti. Ok, dovremmo essere riusciti a prendere il secondo seme meraviglia. Bene, e ho preso anche la bandiera, no? Mi ha dato cosa buona. Vediamo subito. Oh yeah! 16 semi meraviglia ed è sbucato un altro livello. Qui c'è sempre una moneta. Cappello paracadute 1, difficoltà 1, salta salta rotopoppo. E qui invece le mie opzioni. Per modificare i comandi apri il menu di pausa con più, ok ok. Non mi interessa questo qui. Salta salta rotopoppo, intermezzo e un seme meraviglia. Per il momento la spilla monete va più che bene.
Ok, portiamolo di qua. Ah, devo seccare il tempo, giusto. E ecco qua. Ah, ok, ok. Sono tutte cose per insegnarci le meccaniche del gioco. Poi lo so, diventerà difficile. Bene. Oh yeah! 17. Ok, qui dice cappello paracadute, quindi immagino che dovremo cambiare la nostra spilla. Torniamo. Sì, ma Peach che cosa usa come cappello paracadute? Lo vediamo subito. Peach time. Io mi sposto un po' più a sinistra, così. Sfida spilla. Cappello paracadute. Quando sei a mezz'aria, ok, lo sappiamo, tieni premuto R o scuoti il controller per aprire il cappello. E Peach che cosa apre? Ma tira fuori un cappello che non ha, vabbè. Ok, intanto fungo. Flutto a mezz'aria. Comunque, ragazzi, Peach è bellissima. Cioè, guardate come l'hanno fatta bene. Tutti i personaggi sono fatti bene. Ok. Presa, prima moneta. Continua così. Continuo così, che certo. Proseguiamo. Hops. Bene. Checkpoint. Ora, aspettate. Ah, ok, sì, posso anche guidare Peach lungo i salti. Bene, perdi qua. Eccomi. Grande. Aspetta. Visto, sì. Ok, è apparsa una piattaforma. Mi sto impratichendo, Wow! Bene. In effetti sì, il cappello per fluttuare potrebbe essere buono per prendere la bandiera nel punto più alto. Oh! Oh yeah! Ok, qui dovrei aver completato tutto, penso, per ora. Un passaggio segreto! Oh, Capitan Toad! Non ti vedo da Super Mario Galaxy 2, come stai? Che panorama! La musichetta sua! La musica, oh, quanto mi mancava. Che posto incredibile. Non avrei mai immaginato di incontrare qualcuno qui. Salve, piacere di conoscervi. Questo è il nostro primo incontro, dico bene? Non esattamente, Capitan Toad. Oh, Lorenzo! Ganon 1990, Lorenzo! È online. Pezzo di fango, guarda se mi inviti a giocare. Maledetto, avevamo un canale insieme. Ah! Ok. Questo è il nostro primo incontro, dico bene? Ma forse sapete già chi sono, certo. Ero impegnato nella ricerca di un tesoro quando all'improvviso mi ha investito una tormenta. Purtroppo il tesoro non l'ho trovato, ma il panorama non è niente male, eh? Ah già, in mezzo a quella tormenta mi sono volate addosso 50 monete fiore. Che fortuna, eh? E porca miseria. Prendetele voi, spero che vi siano utili nella vostra avventura. Grande. Quindi non era un accesso a un mondo segreto, semplicemente abbiamo trovato Capitan Toad, però quello che si vede in fondo ha tutta l'aria di essere un altro mondo. Incredibile, ragazzi, ho dovuto fare un altro taglio per spalmarmi un po' di Vix sul naso. Oggi sono stato al lago di Albano e per fare lo splendido ho preso freddo e mi sono un po' raffreddato, ma sto bene, a parte il naso un po' attappato, sto bene. Ok, continuiamo, qui altro non c'è da fare e torniamo indietro. Ma quindi aspetta, questo significa che io devo andare in giro nei mondi a vedere se c'è qualche passaggio? Infatti c'era una moneta qui, porca miseria. Ok, mi faccio un attimo una passeggiatina, è giusto proprio per scrupolo. Questo significa, porca miseria, ma lo vedete? È pieno di roba. Aspettate, fatemi vedere bene.
Dobbiamo cercare ovunque. Un attimo, fatemi controllare. Ok, per ora non c'è altro. Qui abbiamo controllato. Attenzione. Oh no, hanno preso possesso del castello. Là dentro si trova un prezioso tesoro chiamato Seme Supremo. Dobbiamo fare qualcosa prima che possano usarlo per i loro scopi malvagi. Sì, però prima di andarci io voglio guardarmi intorno. A cavallo dei Biceratopi, difficoltà 4. Ci proviamo poi. Vediamo qui che c'è. Salto arrampicata, difficoltà 1, un seme da ottenere. Quindi dovremo fare battimuro. Salto arrampicata, salta contro una parete e poi premi B per saltare ancora una volta verso l'alto. Nulla di nuovo ragazzi, conosciamo questa tecnica da Super Mario 64, quindi possiamo farcela. Una sfida consiste nel giocare un livello sfruttando le particolarità di una data spilla. Inizia nella forma piccola, ma se finisci KO non perdi una vita. Continua a provare finché non ce la fai. Ok. Aspetta, no, non funziona. È diverso. Non saltiamo nella parte opposta, continuiamo a saltare in alto. È bellissima questa cosa. Però aspetta, non so se questa cosa è data da una determinata spilla, eh. Qui intanto prendiamo... Ecco qua. Anche qui ce ne sono tre. Oh, pico. Aspetta. Lo posso fare solo una volta però, aspetta. Poi proviamo. Oh. Attenzione. E come ci arrivo là? Ah ok, adesso sì, sicuramente ho fatto un taglio perché ci ho provato una manciatina di volte, ma ce l'abbiamo fatta, bene. Abbiamo imparato una nuova tecnica. E ho ottenuto un seme. Pam. Quanto è carina Peach. Perfetto, pensavo di aver dimenticato qualcosa, invece è andata bene. 19. Ben fatto. Abbiamo anche ricevuto in dono... Ah, ok, sì, quindi queste qui erano abilità dateci dalla spilla. Quindi, porca miseria, capiterà che sicuramente per completare alcuni livelli al 100% dovrò andare a intuito e azzeccare la spilla giusta che mi dia l'abilità per superare un determinato ostacolo. Se vuoi provarla subito, posso indossarla. Ma sì, teniamola per adesso. Meno male che comunque sul disegno sono molto chiare. Qui c'è un tubo. Oh! Siamo nel mondo sotterraneo. Guarda le stelle. Hai tenuto presente finora il grado di difficoltà dei vari livelli? Sì. I livelli con più stelle possono essere molto difficili, ma se ti senti all'altezza, accetta la sfida senza paura. Io già non mi sono sentito all'altezza, ma poi lo faremo. Ora, prima di fare i livelli, io voglio vedere... Perché visto che mi avete messo questa pulce nell'orecchio... Eccolo! Anche qui c'è qualcosa. Sempre Capitan Todd. Ma che cavolo di mondi sono questi? Terzo, chi? Io? Che posto incredibile, non avrei mai immaginato di incontrare qualcuno qui. Ero alla ricerca di un tesoro, ma a un certo punto mi sono perso. Io, Capitan Todd, perso. Chissà se qualcuno mi sta cercando. Sono confuso e completamente disorientato. Ad ogni modo, dove siamo? Voi lo sapete? Ah, quasi dimenticavo. Ho trovato 50 monete fiore. Potranno esservi utili e faccio il tifo per voi. Grande.
utile, Capitan Todd. Ok. Bello, mi piace. Allora, vediamo un po'. Oh, vai, altra moneta. Qui ci sono tre livelli da fare. Chiocciole sui tubi paludosi 3 stelle. Livello piazza pulita. E spunzi e tubi semoventi. Dai, facciamoci questo. It's pitch time. I rubo, vedi, Yoshi ruboniglio non subiscono danni. Ah, ah, ah. Ah. Questi li conosciamo bene, ragazzi, li abbiamo visti su Super Mario Bros. 3. E mi pare che apparissero anche in Paper Mario, se non vado errato. Aspetta, prima di distruggere tutto. A parte che con queste note possiamo fare dei salti molto alti, quindi ecco, alla fine non è un problema. Opla! Attenzione che quell'infame ci spara. Se tu spari, io sparo. Peccato che non ce la faccio a raggiungerlo, quindi niente. Dovremo fare solo attenzione. Molta attenzione. Peccato. Altro tubo. Vai. Ok, siamo apparsi nella parte posteriore e abbiamo attivato acqua. Lì però posso entrare. Io li provo tutti quanti, ma intanto abbiamo trovato la prima moneta. Qui serviva l'elefante. Ahimè. Non ci provare. Lui ci sta provando. Aspettate. Fatemi tornare un secondo indietro. Dovremo tornare qui con l'elefante. Guarda se me ne danno uno questi infami. Va bene, per adesso giochiamoci il livello, poi lo faremo. Lì però c'era un altro tubo. È probabile che sia semplicemente una seconda uscita, però devo provare. Perché se io esco qui... Tutto risolto, ragazzi! Siamo di nuovo Peach Elefantessa, bellissima. Carichiamo la nostra bella proboscidona. Annaffiamo questo fiorellino. Ce la facciamo? Sì. Ah, ok. Vita extra. D'accordo. Quindi, fatemi caricare la proboscide. Ecco fatto. Bella gonfia la proboscidona nostra. E... Dov'era che potevo annaffiare? Non potevo annaffiare? Bel tiro. No, ragazzi, ho le allucinazioni. Per ora procediamo. Oh my god, a techno music. Aspetta. Ah! Ho sbagliato. Però aspetta. Ecco, chi è? Ci sono troppi tubi in questo gioco. E io ho l'istinto innato di provare a entrare in tutti. Chi è? No, chi è? Ecco. Qui si entra. No. Mannaggia, tempo perso. Checkpoint. No, aspettate, voglio tenere... Ho detto che volevo tenere il costume d'elefante. Vabbè, se mi serve lo usiamo. Per ora facciamo... E qui come ci vado? Ah, uno di questi tubi sicuramente si abbassa. Se non sono questi, sarà questo? Sì! Però mica è giusto. Ecco fatto. Ah, ah. Grande! 3 monete recuperate. Quello? Perché è saltato fuori così? Ho fatto qualche azione strana?
Però ho perso il costume da elefante, vabbè. Qui mi servirebbe un guscio, ma... Ah, no, 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 aspetta, posso anche dare... Le schiacciate. È comparso qualcosa in un altro punto. Lo sapevo io. Era troppo semplice. Mi serve il costume d'elefante oppure un guscio. Così siamo in troppi. Vieni e tieni. Certi livelli richiedono spirito di esplorazione. Magari poi questo qui me lo rifaccio col costume di elefante. Eh sì, per forza, ragazzi. Va bene. Diciamo che per ora può bastare. Poi torneremo a prendere le cose che abbiamo eventualmente lasciato. E abbiamo infatti lasciato uno dei semi. Va bene, non c'è problema. Thank you. Beh, del resto pian piano la difficoltà aumenta. Ok ragazzi, siamo a una mezz'oretta circa, io mi fermo qui. Se vi sta piacendo fatemelo sapere, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e commentatemi. Io chiudo qui e vi do appuntamento al prossimo episodio di Super Mario Bros. Wonder. Abbraccio a tutti, abbraccio a tutti da Zio Ivan. Ciao ragazzi.